La ricerca che presentiamo oggi, il GIMBE, è stata progettata e condotta nell'ambito della scuola di dottorato di ricerca dell'Università di Genova in metodologia della ricerca in scienze infermieristiche. La scuola è coordinata e diretta dalla professoressa Loredana Sasso e lo studio è stato portato avanti dalla dottoranda di ricerca, dottoressa Darin Dalla Mora. L'argomento sul quale presentiamo la ricerca sono le cadute del bambino in ospedale. La domanda che ci siamo posti all'inizio era se questi bambini cadevano in ospedale, in che modo cadevano e quali erano le motivazioni delle cadute, nell'ambito ospedaliero. Abbiamo indagato questo fenomeno attraverso uno studio retrospettivo, lo abbiamo dimensionato, contestualizzato nella nostra realtà locale e abbiamo iniziato ad esplorarlo attraverso la letteratura. Questo ci ha portato ad identificare alcune aree di sviluppo interessanti per lo studio che richiedevano una contestualizzazione più ampia. Infatti, in questo momento, a livello nazionale, è in atto una survey che ha l'obiettivo di andare a testare nelle diverse realtà questo problema e a dimensionarlo in termini numerici. Gli sviluppi futuri di questa ricerca richiederanno una contestualizzazione europea, infatti stiamo già disponendo una rete internazionale per andare ad identificare quelle che sono le caratteristiche dello stesso fenomeno caduta dei bambini in ospedale in altri paesi del nord Europa, in particolare in UK, in Spagna, in Francia e in Olanda. Questo fenomeno quindi verrà indagato ulteriormente attraverso la survey europea e prevediamo di ampliare lo studio con tecniche di ricerca qualitativa. La ricerca qualitativa ci permetterà di prendere in considerazione il punto di vista sul problema non soltanto degli operatori, ma anche delle famiglie, anche dei bambini, quindi delle persone che sono direttamente coinvolte e che noi pensiamo ci possano sicuramente aggiungere dati importanti, interessanti al dato numerico che noi abbiamo già disponibile in questo momento. Quindi il nostro obiettivo è quello di esplorare in profondità il fenomeno attraverso un approccio qualitativo alla ricerca ed utilizzare un mix methods, cioè metodi misti, quanti, qualitativi, per descrivere al meglio il fenomeno che stiamo indagando e anche per introdurre il miglioramento all'approccio assistenziale che possiamo offrire a tutta la popolazione.